La veterinaria del parco, Suzanne, non ha mai visitato un mammut prima d'ora, ma spera di mettere a frutto la sua esperienza con gli elefanti. Le ho somministrato un sedativo, così potrò lavorare in tranquillità. Ha una profonda ferita alla spalla con una grave infezione. Un pezzo della lancia è ancora conficcato nella carne. Devo estrarlo. Una differenza importante tra un mammut e un elefante consiste nello strato di grasso sottocutaneo. Nel mammut è spesso addirittura 8 centimetri. Ha uno strato di grasso davvero spesso, ed è ovvio, trattandosi di una specie dell'era glaciale. Serve a tenerla al caldo, ma è difficile rimuovere la lancia dal grasso. Eccola qua, è orribile. La cureremo come se fosse un elefante. Lasceremo la ferita aperta. È sempre meglio non suturare gli elefanti. Generalmente guariscono da soli. Ci vorrà del tempo, ma alla fine la ferita cicatrizzerà. Ok, tra un paio di giorni le darò un altro antibiotico. Le telecamere sono a posto? Sì. Rimossa alla punta della lancia, il mammut è di nuovo in piedi. A quanto pare, guarirà senza problemi. Nigel spera che ora per il mammut inizi una nuova vita nel parco. Poche ore dopo, la femmina viene trasferita nel suo nuovo habitat. La squadra decide di chiamarla Marta. È ora di pranzo al Prehistoric Park. Dai, facciamo in fretta, hanno fame. I tirannosauri stanno crescendo e gli ornitomimus amano il loro stagno e la loro nuova dieta. Mi piace, eh? Questi animali preistorici filtrano il cibo con il becco. Infatti si alimentano più come le anatre che come gli struzzi. Avevo ragione, gli ornitomimus adorano lo stagno. Guardateli. Sembrano proprio delle anatre.